I lavori degli alunni delle scuole cittadini esposti nel fine settimana al chiostro di San Francesco, quelli realizzati nell'ambito della seconda edizione del concorso Ama il tuo quartiere, promosso da Comune di Treviso, Provincia, Parco del Sile e Associazione Ascoltare per Costruire. 400 i ragazzi coinvolti quest'anno, filo conduttore proprio il Sile. Secondo me la molla, quello che ha funzionato moltissimo, è stata l'esplorazione dell'ambiente, la scoperta del Sile nelle sue caratteristiche anche più insolite, un trascinamento che ha portato anche le famiglie a frequentare di più questi luoghi e quindi una rivalutazione del nostro ambiente. Concorso esteso a 5 scuole del territorio comunale tra Canizzano, Santa Maria del Sile e San Giuseppe. Agli alunni è stato chiesto di disegnare o scrivere come vorrebbero far crescere il loro quartiere, migliorarlo. Colorati e fantasiosi gli elaborati realizzati dalle 15 classi che hanno partecipato all'iniziativa. Ci teniamo molto a sensibilizzare i bambini sull'amore per il territorio, anche perché è uno strumento molto utile per noi adulti per capire le bellezze di ciò che ci circonda. Hanno prodotto degli elaborati significativi, anche superiori alle nostre aspettative, anche per quanto riguarda la quantità. È un modo per farli crescere in armonia col territorio, perché diventano dei cittadini responsabili.